Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qui su Battlespeed Central, sono Luca, primo video che registro dopo il Grand Open e proprio di Grand Open parliamo, e andiamo a vedere il meta, la top 8 e le liste un po' più succulente. Lasciamo stare l'esperienza nostra, diciamo, non parlerò della mia esperienza, magari facciamo un video io e Luca a parte in cui ne parleremo. Partiamo subito con il meta generale, gentilmente offerto dai nostri amici giudici. Allora, analizziamolo un attimo. Vediamo una bella fetta lì di Red Terrasaur e una bella fetta di Purple Control, a cui io aggiungerei, tra virgolette, anche un po' gli altri viola, quelli un po' più viola chiaro. Vedete Purple Midrange, Purple Nemesi, vabbè, o White Purple Control lo teniamo a parte. Però alla fine anche Purple Nemesis, Purple Midrange alla fine giocano in maniera più o meno simile a Purple Control, alla fine sempre di Baculus e Curse Dragon si parla, ok, non sempre sempre in realtà, però in linea di massima, sempre di quello si tratta. E quindi possiamo dire due cose, uno, che più o meno è in linea con la tier list che avevamo pensato, se non l'avete vista andatevela a vedere se vi interessa, avevamo pensato proprio Purple Control come il mazzo top tier, e Red Terrasaur subito sotto, in quanto comunque lo soffre abbastanza. In generale la gente ha o giocato Red Terrasaur o giocato intorno a Red Terrasaur di base, quindi il viola per contrastare Terrasaur oppure giocare Terrasaur effettivamente, che comunque ha fatto abbastanza bene. Altro piccola sorpresa, White Control, più giocato di White Aggro e anche con maggiori risultati, giustamente, e di questo siamo abbastanza contenti perché White Aggro è effettivamente un mazzo piuttosto stupido e da 30 euro alla fine è facile giocarci intorno in qualche modo. A Palm Spring aveva dominato perché nessuno se l'aspettava sostanzialmente, ma una volta che ci si prepara, giocare intorno a White Aggro non è così difficile. Certo, alcune mani non lasciano scampo, ma vabbè. White Control, ne parleremo proprio avanti, è stata una buona rivelazione nonostante noi non l'avessimo tenuto in grandi considerazioni. Sempre di rosso, con no, parliamo di Nova, è più o meno giocato come White Control, grosso modo non vedo nella meta chart Terra Nova, anche se secondo me è finito o sotto Terrasaur o sotto Nova, perché comunque è stato giocato anche quel tipo di mazzo. Nova non ha fatto grandi risultati, ma vabbè, lo sappiamo, Nova è un tiro di dadi, speriamo che con le nuove carte vada un po' meglio. Poi parleremo anche degli spoiler un po' più avanti. Comunque sì, molto rosso, molto viola. Il giallo, presente. Qui hanno diviso, non so bene dirvi in base a cosa, tra Yellow Fable Beast, Yellow Fable Micaela e Alice Control. Bene o male i mazzi si assomigliano. Sì, alcuni gialli, alcuni Fable Beast giocano Micaela, altri preferiscono più Beemoth e King Lin o Alice, insomma, lì il giallo più o meno si può costruire in vari modi, ma la base all'incirca rimane sempre quella, quindi il giallo alla fine ha una buona presenza, non ha avuto grandi risultati, perché ovviamente con tutto questo rosso il giallo fa piuttosto fatica, ecco, il giallo è buono contro il bianco, se lo può giocare contro il viola, ma contro il rosso fa oggettivamente fatica al momento per adesso. Passiamo ora a vedere la top 8, che forse l'avete già visto come grafico, è stato pubblicato un po' più di tempo fa. Quindi la top 8, anche lì tre mazzi viola, e quindi il colore più rappresentato rimane il viola, appunto vedete spezzettato tra Nemesi, Mediuk e Curse Dragon, che è Purple Control, due mazzi White Control, e questa è una grossa sorpresa, due mazzi White Control, niente White Aggro, il mazzo di Alice Control, così chiamato, e poi due Terrasaur. Quindi anche qui vedete grossa rappresentanza di viola e di rosso, più la sorpresa, perché per me rimane una sorpresa, di White Control. Andiamo velocemente a guardare un po' le liste, anche se ve le abbiamo già fatte vedere, comunque le scorriamo velocemente, partendo proprio dalla prima. Questo è stato qualificato come Purple Midrange, è un Purple piuttosto particolare, devo dire, perché non gioca Curse Dragon e non gioca Baculus, Curse Dragon lo gioca soltanto Inside, e punta tutto su Mediuk, punta sugli Spirit Concourse, quindi è un mazzo piuttosto midrange che può diventare anche control, talvolta aggro, insomma è un mazzo, devo dire, molto speciabile. Gioca due per di tutti i Nexus, sinceramente a vederlo così non mi sembra niente di forte, però vorrei proprio provarlo perché mi intriga, se funziona mi intriga. Interessante l'opzione di Firewall come tech contro il giallo soprattutto.
Al secondo posto, anche questa l'abbiamo già vista, Terasaur, un Terasaur piuttosto normale. L'unica cosa, se vogliamo, che gioca parecchie magie, secondo me, e gioca 4 copie del Canyon e 2 di Scorched Battlefield. L'avevo anche chiesto il perché al ragazzo che è arrivato secondo, e mi ha spiegato che è sostanzialmente il fatto che il Canyon, la pescata che ti dà il Canyon, l'avversario non te la può fermare a meno che non tolga il Canyon. Invece Scorched Battlefield può essere prevenuto semplicemente bloccando, effettivamente è vero. Poi io, da giocatore di giallo, Scorched Battlefield la sto odiando tantissimo, però effettivamente è vero, il Canyon non può essere fermato se non attraverso la rimozione. Invece top 4, il primo White Control che andiamo a vedere, questo è un mazzo piuttosto normale, White Control, quindi vedete 3 Elk, 4 Naumangar, 3 Enterprise. Ovviamente la carta che forse fa tenere in vita questo mazzo è X-Biter, che sopravvive contro il rosso, sopravvive veramente, è un bastone che sta lì sul terreno, non lo togli neanche pregando, e effettivamente è una carta che dà un grosso boost a questo mazzo. Io non l'avevo valutato abbastanza, sufficiente diciamo per far vivere questo deck, e invece in buone mani probabilmente, e con un matchup anche magari un po' fortunati, passatemi il termine, ovviamente probabilmente questi giocatori sono stati davvero bravi secondo me ad arrivare avanti con questo mazzo, è riuscito comunque ad andare avanti. Interessante vedere un White Control senza Nexus e con tante magie, tante rimozioni di Nexus, probabilmente antiviola e anche antigiallo, però sì, insomma, niente di troppo particolare come lista. Come non è troppo sorprendente questa lista qui, Purple Control standard direi, effettivamente lì poi come sappiamo Purple Control ha due opzioni, o ci gioca Nemesi o gioca Meduke, o gioca Rotting Swamp o gioca Purple Smoke Valley, questo ha fatto le sue scelte. Comunque direi che è un Purple Control normalissimo e secondo me è uno dei mazzi più forti al momento giocabili, ecco, con le sue varianti, ma è effettivamente un mazzo molto 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 forte. Anche questa lista dovremmo averla già vista. Comunque questa è la lista del nostro amico Fer, uno degli italiani arrivato in top 8, ben 3 italiani in top 8, e questo è il suo White Control. Come vedete anche qui vi è una base di White Aggro, perché gioca il pesce, gioca Imperatore. Interessante la scelta di Odin, perché divide la community sostanzialmente, c'è chi gli piace, c'è chi lo odia. Starblast Draw, Beldegor in White Control. Questo secondo me è un mazzo molto interessante anche per vedere la direzione che può prendere il bianco. Anche una carta come Turborex, poco valutata ma che in realtà dà un sacco fastidio. Controllare le giocate dell'avversario è una cosa molto utile. Certo, in un meta in cui girano magari tante Valkyrie Mist che te lo rimbalzano in mano è una grossa perdita, però di per sé è una carta molto molto forte e nelle mani giuste, come abbiamo visto, può fare molto molto male. Nexus per contrastare le pescate, quindi Rocket City, e basta, niente No Man City, effettivamente è troppo passiva, troppo lenta probabilmente. E poi abbiamo Beldegor appunto per contrastare gli aggro. Target di Beldegor abbiamo Odin, abbiamo Imperatore, abbiamo volendo anche X-Biter, che se è difficile che X-Biter ci muoia così. Comunque niente, un bel mazzo molto interessante per opzioni future. E l'unico giallo a toppare è stato questo, l'Alice Control, gioca ben 4 Alice e 2 Behemoth, e poi appunto gioca varie tech anti-aggro come Suppression e non troppi Nexus in realtà, solo 3 Cattedrali, solo 2 Phantasma Paradise, molti Exhaust Nexus, l'engine costo 2 solita, quindi Pentan, Frizzystall, Tartaruga e Rivata, solita engine che vediamo in praticamente tutti i mazzi gialli, e poi appunto l'utilizzo di Ippocampo, non usa Eagle, che ci può stare per il momento che utilizzi Alice. Ora vorrei anche questa provarla come lista, vorrei vederla, quantomeno perché provarla mi piacerebbe vederla in azione, perché oggettivamente anche lì Alice io l'ho sempre considerata una carta un po' meh, ho un ottimo target per Suppression a dirla tutta, però niente male, ecco, interessante come lista. Andiamo infine a vedere l'ultima lista, quella di un altro italiano che ha toppato, e top 8 quindi con Purple Nemesis, e questo è quello del ragazzo dei Delort di cui abbiamo già fatto anche il video. Lista interessante, io ho giocato contro questo mazzo varie volte ai local, e il
potere di pescata che ha questo mazzo è incredibile. Veramente uno dei rischi più grossi che il giocatore che lo usa ha è quello di finire in deck out. E succede spesso. Vedete 4 cattedrali, 4 rotting swamp, 4 nemesi. Ed è incentrato esclusivamente su nemesi in realtà, perché la combo di Curse Dragon e Baculus sì, la fa, ma non è lo scopo principale del mazzo. Lo scopo principale del mazzo è accumulare più vantaggio possibile con nemesi e poi andare di removal forti come Corteft, che dal primo momento che hai un sacco di carte in mano diventa veramente devastante. Paghi uno e ti dà la possibilità di buttare al trash tantissimi nuclei dell'avversario. E Nemesi, appunto, carta che sono contento insieme a Turbolex. Noi, questi ragazzi italiani, hanno fatto scelte che non erano scontate, perché né Turbolex né Nemesi erano mai state considerate come carte effettivamente buone. Ecco, Nemesi, una carta con tre effetti, come dice Nick, una carta con tre effetti non può essere scarsa, e in effetti è molto forte Nemesi. Ha un sacco di utility, può farti vantaggio, può farti da rimozione, in qualche modo qualcosa fa. È un mazzo che probabilmente soffre un po' il white control, perché Nemesi contro white control fa poco. È un mazzo che soffre X-Biter e che non ha troppi modi per toglierlo, però comunque è un mazzo molto interessante e sono contento che l'abbia portato, sono liste interessanti, ecco. Questo veloce recap su Grand Open è terminato, spero vi sia piaciuto, complimenti a tutti i ragazzi italiani che sono arrivati in top, complimenti a tutti, in particolare ai ragazzi italiani. Non ho fatto vedere la decklist del terzo ragazzo italiano arrivato in top 8, che aveva portato anche lui Red Terrasaur. Non l'ho fatto vedere perché avevo già un Terrasaur e insomma faremo uscire il video con l'intervista apposta. Ad ogni modo, direi che per questo video è tutto. Fateci sapere cosa ne pensate, like, iscrivetevi e ci vediamo ai prossimi video, che abbiamo un sacco di cose da commentare. Alla prossima.